un salto clamoroso di Iroegbu, è riuscita a prendere il rimbalzo dello stesso giocatore nigeriano ad attaccare, alza la parabola, eccolo qua, Sarto a perdere il pallone, Iroegbu con il blocco di Sorokas, c'è spazio per Zanelli da tre punti, con il fallo Alessandro Zanelli. L'entrata in aria, poi però si perde Sorokas, alla fine Jantunen a prendere il rimbalzo, attacca Iroegbu, uno contro uno, gran movimento per arrestarsi, che canestro di 12 punti nel match. Kuonu post contro Zanelli, in avvicinamento di forza che adesso cerca ordine. Palleggio di Della Valle, alza per Odiasi che chiude l'arcobaleno, l'errore, poi Gabriel alza la saracinesca nel canestro. Jantunen però è sempre lì, davvero il più lesto di tutti, e va a realizzare. Dove è finito il pallone? Di nuovo Della Valle, di nuovo con il pick and roll con Barnes, questa volta arriva il pocket pass per la schiacciata di Christian Barnes. Transizione dei bresciani, Banks fino in fondo, va a appoggiare il tabellone, ridà almeno un po' di ossigeno. Attacca Banks fino in fondo, trova l'equilibrio che solo un campione come lui. Banks contro David Moss, uno contro uno, Adrian Banks tira da tre punti, a segno Adrian Banks. Nutribullet che sta lavorando proprio bene nei pressi del canestro, Fagian fino in fondo a realizzare il canestro della parità, il rimbalzo di Fagian presentissimo, poi di nuovo Sorokas, il jump dalla media del lituano, 66 pari. Viene il pareggio aperto contro il Iroegbu, Nikolic fino in fondo, Odiasi la chiude ancora così l'azione di Brescia, saggio di Alexei Nikolic, e poi questo tra virgolette più semplice, momento delicatissimo della partita. Sorokas nega la ricezione Della Valle, il pallone recuperato da Iroegbu a tutto campo a schiacciare il più uno, punti per Iroegbu, lo riguardiamo qui nel replay, il colpo del nigeriano che andremo tra poco a sentire, eccolo qui, la Nutribullet. Magro ha finito il time out, Messimur deve inventare da metà campo il tiro, fuori misura, il colpo di Ike Iroegbu, l'azione decisiva.